situazione sta completamente sfuggendo di mano. Questo è perché sto continuando ad infiltrarmi con l'account di Pogo all'interno del mio server per cercare dei traditori, e tutti quanti a quanto pare mi vogliono distruggere. Ciao. Vi ricordo, questo è il PC se volete entrare all'interno del server per giocare insieme, ma andiamo subito a vedere cosa sta succedendo. E siamo quindi all'interno del server con l'account di Pogo. Mo, l'ultima volta che ho fatto un intro del genere, il video è iniziato in un modo, è finito tutto in un altro. Vediamo se quindi invece questa volta riesco un po' a gestirmela meglio la situazione, e soprattutto a cercare di rubare quanta più roba possibile. Però ho bisogno di trovare qualcuno da attaccare, e vediamo un po' chi posso contattare. Fammi contattare questo qui che c'ha il nome con le papere, visto che sono anche molto a tema con Pogo. Proviamo a contattarlo e vediamo se mi risponde. Ce ne stanno anche un altro, ora cerco un po', vediamo chi è che mi caga. Ok, gli ho chiesto se disturbo e mi ha detto di no. Stavo cercando delle persone nuove con cui giocare. Per caso tu sei disposto a darmi qualcosina, così giochiamo insieme? In questo modo, capito, si deve sfruttare la posizione, il rank, il famous che abbiamo nel nome, perché... cioè, eh o no? Allora io ora vado da lui in modo tale che cerco di fare proprio a raffa tutto, e poi così prendo e despawno. Oh, ha già preparato qualcosa. No! Sono caduto in un buco. Pronto? Fammi prendere delle enderpearl, così che non gli facciamo vedere che siamo in creativa. Scusami, ecco, bravo, chiudi questo buco. Guarda che base hanno. Oh, mi sta dando un piccone. Mi ha dato un piccone maxato. Sta in un club, sì, nei Rage Gate. Questo è un club molto forte del server, eh. Non ho spazio nell'inventario. Pure blocchi di netherite. Sì, ma i totem costano poco. Io voglio di... hai per caso dei soldi che mi puoi dare? Che comunque, scusami, ma nello scorso video io ho preso una persona del mio club e ho cercato di, appunto, puntarla al farlo tradire. Ma questo non significa che io non lo posso fare con lui, che è di un altro club. Mi sembri un sacco disponibile. Io avrei una proposta da farti. Che ruolo hai in questo club? Se è moderatore del club è già un po' più complicato riuscire a fare questa cosa che ora mi è venuta in mente. Membro. Non è neanche membro fidato, è soltanto membro. Ma scusami, sei messo così bene e non sei neanche membro fidato. Io ho una proposta da farti. Nonostante appunto sia il mio club, non mi sono riusciti a rimanere fedeli. Ma a sto punto io potrei attaccare questo di club. Al leader non ho chiesto di farmi salire di ranca. Ma che ne dici se li tradisci e ti unisci a me? Io sto creando il mio club e ho anche infiltrati dentro altri. Il mio piano è di far diventare il mio club il più forte, indebolendo gli altri dall'interno. Ci sta pensando. Ci sto. Non ci credo. Allora dobbiamo fare una cosa. Non mi piace tanto sto club. No, vabbè, non ci credo. Riusciresti a derubarlo di spawner e altre cose preziose? Io non so di chi è questo club. L'altra volta stavo facendo un danno a me stesso. Mo sto facendo un danno davvero. Ok, mi ha chiesto del tempo per poter rubare tutto e di prendere le cose con calma. Ho beccato proprio l'anello debole. Ho beccato il punto debole di questo club, che è molto forte, perché scusami, se io vado alle top e vado un attimo qua al piano di sopra, questo club, se non mi sbaglio, guarda, sono al primo posto. Ho beccato il club più forte del server. Siccome non può interagire con i blocchi, lui non li può prendere i mob spawner, e quindi gli ho chiesto com'è che lo ha convinto per farseli dare, e gli ha detto che gli servono perché ha trovato un affare della vita. E il problema è che mi sa che non sa il proprietario del club che l'affare della vita lo sta facendo la papera, perché viene da me. Cioè, l'affare è per lui, non per il club. Ho preso gli spawner truffato benissimo, addirittura. Allora vediamoci in un posto, così me li passi e io posso essere sicuro che vuoi unirti a me e al mio piano. Sta andando tutto un po' troppo liscio. Oh, si è tippato. Ok, aspetta che mi metti in sopravvivenza. Metti che vuole provare ad uccidermi. Però mi sembra... non mi scammi, giusto? No, non ancora ti sto facendo uscire dal club. Così se ci serve prendiamo altro. Però è vero, effettivamente ora potrei truffarlo. Cioè, se lui ora mi dai mob spawner e io me ne vado, ho derubato un intero club e non mi sono neanche preso il traditore. Tippami in base club tuo. Va bene, lo tippo il lato di fuori. Se vuole fare qualcosa di brutto, io entro dentro e mi chiudo la porta. Guarda, quello è il Pogo Club. Te lo presento, è molto imponente. Ehi, ehi, ehi.
Ehi, che vuoi fare? Vorresti entrare? Non si entra nel Pogo Club senza permesso. Penso che sto facendo una bruttissima impressione, perché qui avevo una base tutta figa, sotterranea. Io c'ho sta cacata orribile. Ma come vuoi diventare il club più forte se non hai una base? Innanzitutto tu devi trastare il processo. Prima di tutto dobbiamo derubare gli altri. Poi ci si pensa a fare la base figa. Non mi sembra molto convinto dopo che gli ho mostrato la base. Ma come? Oh, ma non ci credo. Creeper, Blades, Cave Spider, Zombie. No, ma non è vero che ne hanno così pochi però. Ma lui ne ha altri? Sì che ne ha altri. Ma scusami, solo questi avevi? Perché me ne ha dati così pochi? A me sembra... cioè che fai? Me li dai... Perché me li hai dati in due tempi? Se vuoi entrare nel club ora, oppure preferiresti rubare ancora altro? Ho paura che mi truffi. Ho anche un membro nel club di Domi. Provo a prendere altro, gli prendo qualcosina e torno e mi invidi nel club. Pronto? Giuro che se questa capra non è notta nei pantaloni. Allora, posso spiegare. Sono con il tuo account. Volevo un po' fare un troll che mi facevo ghibbare, cose del genere. Ah, perché sono Pogo Doggo, le Sgoschi, che bello, Marcello, le padelle. Sì, ma troppo. Ho fatto tradire a un tizio il suo club. E ora sta venendo da me. C'ha la skin della papera e si chiama Papera. Esattamente, uomo papelica. Esattamente, esatto. Esatto. E ora lo sto convincendo a tradire. Guarda tutti questi mob spawner. Questa è ti presento la Pogo Club. Te l'ho creata io, ti piace? Fa schifo. Fa veramente cagare. Mi ci sono impegnato un sacco. Comunque a costruire questa casa non la riuscirei a fare. Bello, c'è pure la cantina, sì, inclusa direttamente quando scendi. Dove c'è tutto dentro. Tutto questa è roba chi vada. E anche questi mob spawner. Ora, anzi, sai che ti dico? Li piazzo pure. Faccio un attimo un po' di spazio così. Questo è tutto a gratis, è tutto il farming dello youtuber. Buono, me li tengo tutti così. Ma hai capito che io li sto rubando ad un altro club. Ma li stai piazzando, ma non sì. No, sono tre insieme. Si cumulano. Amica pizza e fighi. E quindi ora devo aspettare che Donald Ducky Games, che questo è il mio infiltrato, deve prendere più roba possibile. Sta tradendo e truffando il proprietario del suo club, dicendo che sta facendo un affare incredibile. One, mamma mia. Ma l'affare incredibile è che mi sì, prendo tu tutto. Rubi tutto. Esattamente. Non mi piace. Perché non ti piace? Perché adesso è tipo per lui. Non ancora l'ho mai invitato. Anzi, aspetta, sai che facciamo? Lui mi ha detto che va FK. Ma non sappiamo se è veramente FK. Ah, invece sì. Mi sono caduto le cuffie. Attenzione. È FK, sì. È il suo inventario. Anzi, prima stava facendo pure la persona un po' sus. Guarda, vedi, sta prendendo. Vedi, non avrebbe spade in più a caso nell'inventario. Me le, prendendo tutto per darmi. Me le vuole portare. Questi diamanti sono qui. Sì, questo è l'anti-X-ray. Per non far citare i cheaters. Siete troppo avanti su questo server. Veniteci a giocare, mi raccomando. comprate. Che si compra su questo server? Tu comprate tutto. E mentre abbiamo la paperella che fa tutte le sue cose e sta cercando di investigare, a questo punto attacco anche da un altro fronte. Quest'altro membro che sta pure scrivendo in chat che è messo molto bene, ha 6 settimane di gioco, gioca un casino, è un grande. Vediamo se di fatto vuole tradire. Ciao Giudino, ti disturbo? Volevo chiederti una cosa che però deve rimanere tra noi. Io sono qui. One eternity later. Oh, è tornato Donald. Accetta di più subito. Tutto devi prendere. Tanto metto sempre in sopravvivenza. Metti che mi vuole picchiare cose del genere e non se ne rende conto. Ah, le due spade, quelle che io ho visto prima, quindi erano per me. Ma però non era nella base di quelli là, era nella base sua. Perché lui non ha accesso alla base. Sta facendo finta che sta rubando. Ve l'aspetta un attimo. Che qua si sta un attimo ingarbugliando ancora di più tutto. Sta facendo finta di rubare la base per entrare nella mia. Ma se poi dopo lui mi ruba a tutto per diventare un membro fidato del club più forte. Pogo, come la chiamo una papera che ruba? Lupapera. Lupapera, perché? Lupin. Potrebbe un attimo cadermi tutto tra le mani. Perché appunto c'è questo Donald Ducky Games che sta facendo finta di rubare da quel club. In realtà lui ha preso le sue cose e le ha portate. Lui già vuole attaccare la mia nuova base. Io faccio tutta la svelta e vabbè, il bro è uno speedrunner. Però io invece gli sto chiedendo se per caso lui conosce altre persone di altri club per farli unire a noi. Comunque, capito, Lupavera qua fa tutto bro, friend, 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 fri
Io gioco dall'inizio del server e arrivo polemica. Subito ho capito che era uno dei più forti e non lo voglio abbandonare. Ci torneremo. Basta che mi date corde, la base non c'è più. Quel bro mi vuole distruggere. Mi vuole scoppiare malissimo. E anche se non fa parte di Palace, cioè il suo obiettivo sono io. E niente, allora continuerò a portare avanti questa crociata contro di me, di persone che mi vogliono distruggere. Guarda, per me stanotte io push e vado easy. Mentre che allora qua Lupapera fa tutte cose pazze. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video. Lasciate un like e ciao. Non si vede. Sì, si vede. Ciao.